Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Chris Zabbo, il canale per chi è nabbo. Signori, siamo di nuovo qui sul nostro PES 2017, nel giorno del 27-12, perché ho pubblicato il video alle 3, quello che è uscito, con il nuovo modulo e aspettavo per registrare il prossimo episodio che voi riuscivate insomma a vedere il video e a darmi i vostri consigli, che naturalmente sono arrivati. Qualcuno mi ha detto che la squadra potrebbe non, diciamo, ingranare granché perché è stato, io ho cambiato, diciamo, quello che è il, l'assistente dell'allenatore. Ecco, ho lasciato di base De Biasi per poi mettere la nostra squadra. Il modulo comunque sembra, se non ho capito male io, sembra che sia piaciuto. L'importante è riuscire a settarlo nel migliore dei modi. Quindi adesso ce lo settiamo, per esempio, come ci ha suggerito il nostro amico Tommy. Il nostro amico Tommy, del quale vorrei vedere una cosa, perché mi è arrivato il messaggio l'altro giorno, ma io, molto pirla, ho visto che c'era il messaggio, ho detto dopo lo guardo in live, diciamo, con voi, ma mi sono dimenticato e adesso ce lo guardiamo, magari gli facciamo un bel editing a tutti. La palla deve approfittarne. Calcio di punizione. Posizione interessante. Vai Tommy, distruggilo un po'. E quasi sicuramente troverà la conclusione a rete. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Ci prova. Mamma mia. Bella, bella, complimenti al nostro amico Tommy, complimenti. Questo mi è piaciuto un sacco. Rientriamo sul nostro PES. Se volete aggiungermi, ragazzi, quasi mi dimenticavo, se volete aggiungermi, ricordatevi il mio nick sull'Xbox Store, sull'Xbox Live, su quello che volete, è Crisabbo. Quindi basta il nome del canale, basta, è quello. Crisabbo, mi aggiungete. Qualcuno mi aveva già detto aggiungimi se vuoi, ma io veramente non so neanche nel dettaglio come si faccia. Credo ci sia aggiungi amico, direi, quelle zone strane dove non vado mai, però va bene, va bene. Allora, vediamo cosa ci possiamo inventare. Lista squadra, facciamocene una nuova, crea da zero. Proviamo così e mettiamo modulo nuovo e proviamo questo. Questo è il problema, è questo il problema, perché questa potrebbe essere la nostra squadra. Però non possiamo portarci l'allenatore, quindi proviamo a fare così. Non sprechiamoli tutti su questo, perché non ne vale la pena poi magari. Sperando anche che i nostri giocatori non abbiano tutte le frecce verso giù. Però ce la dobbiamo rischiare. Questa dovrebbe essere la squadra. Il nostro amico Tommy ci aveva suggerito di mettere trequartista Messi e di mettere a destra Bale. Il problema è che non ci arrivo con le abilità gestionali dell'allenatore. Però dai, proviamocela così, magari va bene. Per oggi ci facciamo solo una partita, se no il video diventa troppo lungo. E ci facciamo una partita, dove ce la facciamo? Però no, dai, facciamocela in divisione, dai, facciamocela in divisione. Crystal Camper 82, 267 punti. Lasciamo perdere lo schema di gioco. Cosa ci metto? I palloni bianchi ci metto, ma lascia stare. Adesso vediamo, non vi dico, c'è un giocatore che ha la freccia rossa verso giù. Adesso non vi dico chi è. Mi piacerebbe mettervi tutta la partita, così per sapere chi è delle vostre, cioè tirando le somme, no? Vabbè, ciao Fabio. Sempre lui, sempre qui, imperterrito. Ciao Fabio, godiamoci. Ciao Fabio. Pallone tra i piedi e le sue capacità può diventare determinante in ogni momento della partita. Cosa love you. Ah, guarda qui, da dove è sbucato?
da donne sbucato. Io non volevo dirvi che aveva la freccia rossa verso giù, ma è lui quello che aveva la freccia rossa verso giù. È lui e ci ha segnato subito, ci ha segnato. Però stiamo calmi, non elogiamolo, perché poi si monta troppo la testa ed è un casino. Però belli gli esterni che salgono. Grazie Tommy, grazie per il consiglio. I centrocampisti laterali che salgono mi sono piaciuti un sacco. No, 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 occhio a Marcolino. Mamma mia Marcolino. Mamma mia Marcolino. Vedi, anche tutti i rimpalli favorevoli. E se non è culo questo, che cos'è? Hernanes. E Guarri sulla destra. Prova a tagliare sul secondo palo. Guarda che ti stavo per fregare di nuovo. Prova la giocata nello spazio. Opportunità di ripartire. Non mollarlo. Bravo, bravo il portiere. Una grande occasione. Bella serie di passaggi. Ma che l'abbiamo fregato? Vai Henry! Vai Henry! No! Era fuori gioco! Non era fuori gioco! Non era fuori gioco qua, eh! Non lo so! Ho fatto una cazzata, lo so, ho fatto una cazzata! Mi sa che investiamo su questo allenatore! Vai che c'è Messi da solo. Vai che c'è Messi da solo. Mamma mia. Vai Alaba, prenditelo. Prenditelo. Bravo. Ancora un ottimo intervento difensivo. Cerca spazio. Ah, ah, attenzione, ah. Guadagna metri. Buttala, buttala. La buttiamo così, non mi fido, non mi fido. E poi ce l'aveva anche sul sinistro, ci mette un sacco. Vabbè, prendiamoci il giallo, non fa niente. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Alaba ha letto bene lo sviluppo del gioco. Va bene, il primo tempo finisce 1-0. Un po' di tiri li abbiamo fatti, nonostante abbiamo le frecce messe veramente male, messe veramente male. Però il modulo va, è buono, possiamo investire su questo allenatore. Per consigli di Tom il modulo è andato. Siamo solidi in tutte le zone del campo. Prova a passare la difesa scavalcando la porta. Però Fernanes! C'è Neuer in porta, è già molto che ne abbiamo fatto uno a Neuer. Dobbiamo tenere in tranquillità. Aia, però mi ha dato una botta. Mi ha dato una botta. Ci siamo arrivati. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Bella! Guarda che portiere! Guarda che portiere! Aia, 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 aia! Bello col manuale! Bello col manuale! Parala! Ma che culo! Provala! No! Dai, perché? Perché, Henry? Era anche a giro, era! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio! Cacchio! Decidono di giocarla all'indietro. Prova il filtrante. Dai! Provala di nuovo! Mamma mia, oh, questo arriva all'ultimo momento! Possibile che non riusciamo a fare un tiro a giro, grazie di Dio. Non lo so se Henry ce l'ha, non lo so. Però proviamo a staccare col manuale. Col manuale ci arriviamo. Bisogna solo riuscire anche a indirizzarla. E solo quello è il problema. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Dai così. Guarda Neymar. Aia. Ma cos'era questa barbaria? Marcelo,
Guarda, mo siamo scoperti. Guarda, mo siamo scoperti. Guarda. Eh no, eh. E dai, non mollate proprio alla fine. Non mollate proprio alla fine. Siamo al 70esimo. Possiamo riuscirci. Provala. Non si può dire certo che questo fosse un cross. Vedi, sono un po' scemi. Sono un po' scemi. Provala così. C'è Fabregas. Ah, guarda, guarda come fa a scatti. Adesso magari ci vuoi far buttare fuori, oppure ce lo vuole far. Mamma mia! Mamma mia! 6 tiri, 4 in porta. Lui 5 tiri, 2 in porta. Però noi siamo riusciti a fargli un solo fottuto gol. Arrivato poi proprio dal giocatore che aveva la freccia rossa verso il basso, Neymar. Ci è andata di culo, però questo modulo con questi settaggi è buono. Dobbiamo solo concentrarci un po' di più nei passaggi, che è quello che ci serve, quello che ci interessa, e dare un'occhiata in mezzo, come ci suggeriscono sempre Enzo e tutti gli altri, perché è così che si fa, è così che si fa. Io sapete cosa vi dico, ragazzi? Io vi saluto qui per questo episodio. Cercherò di fare un'ampia sintesi, quindi spero di aver fatto un'ampia sintesi per farvi vedere insomma come gira la squadra. Considerate anche che avevamo molte frecce verso il basso, una rossa, però molte in obliquo. Vi metterò lo screen adesso. Ecco, così vedete anche voi. Insomma, la squadra era abbastanza così. Però siamo riusciti a vincere. Abbiamo ottenuto, anche se non abbiamo incontrato proprio qualcuno di fortissimo, secondo me. Però abbiamo ottenuto, è andata bene. Adesso vi dirò che con questi stessi settaggi amplio le abilità gestionali dell'allenatore e cercherò di portare più palloni neri in modo da farci la nostra bella squadretta forte, e riproveremo a fare un altro episodio che naturalmente voi vedrete domani. Quindi ragazzi, io con questa schermata, con i nostri 6 bellissimi punti, bellissimi, oddio, 6 bellissimi punti, vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi sul nostro PES 2017. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, fateli vedere, fateli entrare nella community di Crisabbo, che community poi, community, vabbè. Fateli entrare nella community di Crisabbo, così ci scambiamo i tag, ci diamo consigli, eccetera, eccetera, e noi ci proviamo a fare anche qualche partita amichevole. Io, il mio desiderio, io dico sempre che lo voglio fare, che lo voglio fare, poi o esce un nuovo agente, oppure proviamo un nuovo modulo, oppure cerchiamo di arrivare in divisione 7, insomma, per una cosa o per un'altra andiamo sempre un po' così. Però prima o poi lo facciamo, portate più gente possibile, che organizziamo delle belle cosettine tutte insieme. Quindi signori, per l'appuntamento quotidiano di oggi è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video, probabilmente sempre su PES, perché adesso vado a registrarmene un altro. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete, passate dalla pagina di Facebook per vedere tutti gli altri video divertenti sui gameplay di PES e altri che abbiamo fatto. Signori, da Crisabbo è tutto, ci vediamo domani, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao ragazzi!